Grazie Presidente. Allora, interrogazione con risposta scritta relativamente a una comunicazione fatta dalla vicepresidente Lo Consolo in merito alla scuola Tommaseo nella seduta del 21 giugno 2012. Rilevato che la presidente della commissione educazione ha comunicato che i lavori della scuola Tommaseo di Piazzale Istria hanno rivelato una sorpresa, dove si è verificato che il tetto, ristrutturato abbastanza recentemente, è stato fatto male, pertanto la copertura andrà rimossa, gli ancoraggi rifatti o rinforzati e quindi si riposizionerà la copertura. Osservato che se il lavoro all'epoca è stato eseguito davvero con imperizia, avrebbe potuto costituire un pericolo grave per gli alunni, gli educatori e i cittadini, si chiede se sono state fatte le dovute denunce e perizie affinché chi ha eseguito i lavori risarcisca come dovuto e siano eventualmente rilevati responsabilità penali. La seconda interrogazione riguarda invece è relativamente alla registrazione di una seduta della Commissione Territorio del cui argomento era trattato al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio del 29 giugno 2012. Rilevato che il consigliere Tucci nella seduta del 29 giugno 2012 ha denunciato il fatto che sia stata registrata una seduta di commissione. In precedenti occasioni il Movimento 5 Stelle ha richiesto il consenso affinché venisse effettuata la registrazione sia del Consiglio che delle commissioni. Osservato che il Movimento 5 Stelle ritiene che le commissioni e il Consiglio di zona, essendo eventi pubblici, non dovrebbero avere nessuna limitazione in merito alla possibilità che gli stessi siano audio o video ripresi. E siamo altresì convinti che qualunque esposto o denuncia in tal senso sarebbe immediatamente archiviato dagli inquirenti. Osservato che in più occasioni la Presidenza ha sospeso il Consiglio di zona al fine di far cessare le registrazioni da parte di cittadini o consiglieri. Osservato che se il Consiglio ritiene illegale l'azione di registrazione segreta, dovrebbe procedere con una denuncia o un esposto contro ignoti al fine di individuare le responsabilità. A tale proposito, se gli inquirenti lo riterranno, siamo in possesso di una mail in cui tre componenti della maggioranza, della vostra maggioranza, parlano della registrazione e uno sembra addirittura conoscere chi sia stato, dal momento che esclude con sicurezza che la registrazione non sia stata effettuata dal Presidente della Commissione Territorio. Si chiede se, come da voi richiesto nella seduta del 29 giugno 2012, per rispetto stesse delle convinzioni della Presidenza del Consiglio, si sia proceduto con la denuncia dell'accaduto. Movimento 5 Stelle, grazie.